Io non sono Blasucci, questo penso che risulti chiaro a molti, sono Stussi, perché Blasucci è affetto da mali di stagione, quindi lo sostituisco e credo di interpretare anche i vostri sentimenti se questa sera gli telefonerò portandogli un augurio collettivo di pronta guarigione. L'altra notizia di servizio è che l'ultimo di questo pomeriggio, Daniele Giglioli, mi dicono che non ci sarà, quindi acquistiamo un poco di tempo. Io sostituisco Blasucci, ma Giglioli non lo posso sostituire, quindi è una lacuna incolmabile. Nonostante che ci sia questa lacuna, mi viene richiesto dall'organizzatore Ciociola di raccomandare tutti affinché alle 7 il convegno sia terminato, perché lo richiede l'appuntamento con il Pullman che porterà i convegnisti prima a cena e poi, per chi ci vuole andare, a Firenze. Chiedo ancora un paio di minuti per una comunicazione di tutt'altro genere. Mi è stato chiesto da Carlo Ferdinando, cioè Lallo Russo, il figlio ovviamente, come tutti sanno, di Luigi, il cui nome questa mattina è risuonato a proposito di Contini varie volte. Mi è stato chiesto di informare di una primizia che forse a non tutti è nota, cioè che nell'ultimo numero novembre 2012 di Belfagor figura un saggio di Giulio Ungarelli dedicato a Gianfranco Contini e Gianni Miniati, storia di una amicizia. Credo che non molti, a parte Riccardo, che lo ha conosciuto personalmente, abbiano un'idea precisa di chi fu Gianni Miniati, persona che ebbe con Contini un rapporto antico, costante e di davvero lunga fedeltà. È un bel saggio che io ho potuto leggere in anteprima e ieri ho ricevuto anche il fascicolo di Belfagor, che quindi penso che chiunque potrà trovare tra pochi giorni in biblioteca. Volevo anche dire, con direi quasi un nodo alla gola, che condivideranno quelli della mia generazione, che questo è non solo l'ultimo fascicolo del 2012, ma è anche in assoluto l'ultimo fascicolo di Belfagor. Perché in questa Italia, dove le riviste abbondano, si diffondono in forma epidemica e nel 90% dei casi inutile, muore questa che è stata una rivista che ha accompagnato molti di noi dalla giovinezza alla maturità, in un costante confronto, in un costante dialogo e per molti dei presenti anche con una attiva e feconda partecipazione. Scusatemi questa parentesi leggermente autobiografica, ma questo è per l'Italia di oggi un evento forse prevedibile, ma certamente luttuoso.